30 anni di impresa tra difficoltà e crisi. La Camera di Commercio di Chieti premia 100 imprenditori che hanno dimostrato fedeltà all'impresa in un quadro economico che ogni anno conta le vittime di quella ripresa che ancora non ha dato cenni di stabilità. Mi rendo conto che in un territorio come quello abruzzese, che aveva anche delle filiere, dei settori molto esposti alla competizione globale, insomma, resistere è stato quasi eroico. Mi ha molto colpito il discorso del presidente della Camera di Commercio di Vincenzo, perché ha dato una missione a questo territorio in tempi di crisi, la missione a cercare un'identità imprenditoriale. Oggi quello che devono fare gli attori economici insieme alla politica è proprio individuare un'identità, rafforzarla e competere con questa sul mercato. Quanto conta la politica nel quadro economico globale? Nella difficoltà economica si chiede sempre l'aiuto della politica, della regione, del governo. Guardi, è una domanda diciamo correttissima, la sua, soprattutto in questo momento in cui la politica non riesce a trovare un bilanciamento sull'economia e soprattutto sulla finanza. Vedo che la missione di questa nuova legge di stabilità, che quindi poi avrà una ripercussione anche sui territori e quindi sugli enti locali, è proprio quella di dare un grande impulso alle imprese, alla crescita delle imprese attraverso un'industria 4.0 e poi tutta una serie di stimoli fiscali.